Ben ritrovati qui in diretta su Milano News con Reinventing Fundraising. Tutto a posto, Ale? Tutto a posto, perfetto. Ok, no, chiedevo alla regia che vedevo che faceva segni strani, invece tutto a posto e buongiorno al direttore di Vita, Stefano Arduini. Buongiorno, direttore. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Questa mattina ha fatto parte di un interessante panel, workshop, che non so mai come Sì, chiamarli è in stata una realtà. tavola rotonda anche Una piuttosto tavola rotonda, animata, devo piuttosto dire. animata, infatti, perché si parlava di televisione. Si parlava di televisione, di raccolte fondi, di televisione, raccolte fondi e di rappresentazione, diciamo, pubblica del terzo settore. Devo dire che è stato interessante farlo soprattutto dopo questi due anni di pandemia, dove anche la percezione di quello che è il terzo settore è cambiata molto. Quindi l'idea di il punto di domanda era come la televisione può sostenere questo settore che è tanto importante, si è dimostrato in questo periodo, e devo dire che le soluzioni non sono così immediate perché la televisione e tutto il mondo, diciamo così, del giornalismo sta vivendo una transizione che ormai dura da anni. Quindi anche la televisione, le raccolte fondi in televisione si devono confrontare, diciamo così, con la concorrenza o la concomitanza, no? Perché poi anche una concomitanza temporale di altri strumenti, di altri device. C'è un tema di anagrafico, di chi guarda la televisione, i giovani forse sono più lontani. Insomma, ci sono, il modo di raccontare il terzo settore, no? Lì si partiva da una domanda: come aiutare il terzo settore? Io ho provato, per quello che è stato il mio intervento, su cui poi si è anche aperto un dibattito, a dire che forse il tema non è tanto come aiutare il terzo settore, perché poi i soggetti del terzo settore hanno come missione l'interesse generale, ma come aiutarci l'uno con l'altro, come essere comunità, no? Che poi i soggetti del terzo settore sono uno strumento. E devo dire che c'era un collega delle Iene, un collega della testata giornalistica di Mediaset, che fa 5 mattina. E, insomma, sono venuto fuori anche delle prospettive diverse. Colleghi, in quanto giornalisti, ma sicuramente insomma, Vita è qualcosa di diverso, però, giusto? Vita, sì, lo dico in modo neutro, siamo qualcosa di unico. No, ma lo dico in modo neutro Vabbè, è perché vero, però. veramente siamo qualcosa di unico, perché Vita è una. Uso, come dire, fra i termini del diritto societario. Noi siamo una società editoriale, una società per azioni che per statuto non distribuisce utile, la cui maggioranza del capitale sociale deve essere posseduta da soggetti non profit, e siamo anche impresa sociale. Quindi, come dire, Non non c'era posto migliore che che Reinventing fosse non l'inventing. profit, Infatti, giusto? siamo partner inventing non da quest'anno. È un mondo che devo dire, e lo dico anche fortunatamente, anche per quello che poi sono l'audience di Vita che sta crescendo, c'è grande interesse. Chi sono anzi i lettori di Vita? Ecco, questa è un'altra bella domanda, nel senso che noi abbiamo sostanzialmente due prodotti principali, che sono il magazine, che è un mensile, che è un magazine che viene distribuito la maggior parte, il 90% in abbonamento, è qualcosa anche delle edicole, sta aumentando anche le vendite digitali, e questo, diciamo, è il nostro pubblico, è un target, diciamo, medio-alto dei dirigenti del terzo settore, e non solo del terzo settore, anche per esempio di banche, fondazioni di impresa, imprese che sono come i CSR, però con un target medio-alto, cioè, diciamo, la faccia dei quadri dei dirigenti. Mentre, diciamo, sull'online invece, che ha avuto come tanti siti, noi con qualche percentuale in qualche plus in più dal punto di vista dei numeri, in percentuale naturalmente, e invece tutto quel mondo, anche si abbassa molto l'età media di tutti quei giovani che sono interessati ai temi della sostenibilità, dell'innovazione civile, dell'economia civile, dell'innovazione sociale, dell'impegno civico. Ed è un mondo che si sta allargando. Fare giornalista in questo periodo non è facile. Fare editoria, men che meno, fare editoria sul terzo settore, Scusami, è una domanda da cosa ha collega fatto di questa. male per fare il direttore di Vita, mi viene da dire. No, devo dire che è vero che, diciamo, uno dice questo, stai incrociando, sei un po' al crocevia di tre crisi, però dovete immaginare che il nostro modo di fare comunicazione, che poi, quando dicevo prima, no, la questione dell'assetto della governance e dell'assetto societario, il fatto di essere impresa sociale
ci consente anche di essere titolati a stare nelle reti del sociale, perché noi stessi siamo soggetto di terzo settore, quindi siamo riconosciuti come prossimi. Ecco, lì c'è tanta fame di comunicarsi, tanta necessità di comunicarsi, quindi da un certo punto di vista è un lavoro molto stimolante. Siamo impresa, quindi i conti devono tornare, ma per adesso tornano, quindi ho il privilegio è di già la grande conquista, lavoro. Visto il periodo, insomma. Come si è dovuta reinventare vita in questo periodo? Guarda, anche qui, noi ci siamo reinventati, nel senso che abbiamo dovuto fare una... O forse non vi siete dovuti reinventare perché eravate già lì dove tutti poi sono arrivati. Ma questo può essere una chiave di lettura. Ci siamo dovuti reinventare, diciamo, ovviamente sul digitale. Noi per 2 mesi non siamo usciti in abbonamento col cartaceo, ma non perché per mancanza di contenuti, naturalmente, per mancanza di volontà, ma perché le poste non assicuravano la distribuzione del giornale, no? E quindi non siamo usciti. Quindi un grande investimento sul digitale, e avremo, credo, l'anno prossimo anche, come dire, delle novità visibili a tutti, nel senso che stiamo ripensando proprio a tutto l'assetto dal sito, cioè, e tutto quello che ci sta attorno, una nostra piccola rivoluzione digitale. Però rimane vero quello che dicevi tu, noi abbiamo avuto dei numeri straordinari perché raccontavamo quello che stava succedendo da una prospettiva che non trovi da nessun'altra parte, cioè tutti molto, la comunicazione è stata molto concentrata sugli ospedali, su quello che succedeva negli ospedali, sui numeri della protezione civile, i numeri dei malati, pochi sono andati a vedere cosa succedeva in quei tempi lì, in altri luoghi del bisogno, cosa succedeva nelle carceri, cosa succedeva nei centri per migranti, cosa succedeva nelle RSA, perché quella è stata raccontata in una chiave che era molto più politica invece di quella pragmatica di come stavano gli anziani e gli operatori che stavano vicino agli anziani, cosa succedeva nei centri per disabili. Siccome il grande pubblico ha capito che quelle cose lì alla fine riguardano tutti, non sono una questione individuale, siamo stati da un certo punto di vista. Stefano, come si fa a tornare a comunicare adesso senza cadere appunto in questo loop di parlare solo invece di Covid? Perché immagino che anche tu un po' ti sia stancato, sì, no? Sì, e secondo me, così, non so se anche tu hai sentito, forse anche i lettori sono stancati, sì, appunto, sì, no? Senz'altro. Però non è facile. Anche perché psicologicamente uno vuole un po' stancarsi. Vuole uscire dalla pandemia, almeno comunicativamente cerchiamo di uscire. Ci vediamo qui di persona. Come si può fare poi? E soprattutto, quali storie sono quelle da raccontare allora adesso? Noi ci chiamiamo vita, dobbiamo stare ancorati a quello che succede, in realtà. La storia è un format che funziona, si discuteva anche oggi, anche il Viviani delle Iene mi diceva che è importante raccontare le storie perché tu nella storia ti identifichi, non nella storia di una persona ti identifichi. Quello è importante, la cosa che dobbiamo fare noi, e che credo che sia un elemento distintivo del tipo di giornalismo che facciamo noi, noi non ci possiamo, noi dobbiamo, come dire, rappresentare un modo di vedere la vita, un modo di confrontare, un sistema di valori. Noi incarniamo un sistema di valori. Allora, dentro quel sistema di valori lì c'è la parte di rinuncia, c'è la parte di storia, c'è la parte di rappresentazione, se volete, anche scenografica. Però ogni volta che tu fai una denuncia, ogni volta che tu racconti una storia, la devi collocare in un sistema di valori. Questo per essere poi molto pratici significa che se tu fai l'inchiesta nel mondo delle RSA, dove vai a individuare quello che non va, devi sempre proporre un exit, una via d'uscita. Okay. Quindi devi raccontare anche quella RSA dove le cose funzionano. È interessante perché è bene possibile, diciamo. Contro tendenza a un certo tipo di giornalismo invece che imperante del denuncio il malefatto e mi fermo lì. Il problema è che se ti fermi lì, sì, magari... Cioè credo sia quello che gli anglosassoni, no, chiamano giornalismo costruttivo, quello che stai parlando. Sì, esatto, noi dobbiamo raccontare l'impatto sociale, quello che adesso è una parola che va un po' di moda, anche qui se ne è parlato oggi, e l'impatto sociale però è l'impatto che individua il problema e lo risolve. L'individuare solo il problema e fermarsi lì, non fa per noi, lo fanno meglio altri con tutti gli altri numeri, insomma. L'ho chiesto anche a chi ti ha preceduto su questo sgabello, e invece personalmente come si reinventing, Stefano? una domanda imbarazzante. Io sono come dire, entrato in una lavatrice dove appunto perché in questo momento le tre crisi che tu individuavi, che è una crisi del terzo settore, la crisi sociosanitaria che è anche una crisi sociale e del mondo del lavoro, e la crisi dell'editoria,
spinge chi fa il nostro mestiere a veramente provare a reinventarsi, ma quasi nel quotidiano. Per me reinventarmi dal punto di vista anche professionale significa immaginare strumenti di comunicazione trasversali da tutti i media, che però siano fortemente ancorati al nostro sistema valoriale, che è il tratto distintivo di vita. Stefano, grazie mille. Grazie mille di essere qui anche quest'anno, perché appunto Vita è partner di Reinventing e di Atlantis Company da anni oramai, e quindi a questo punto ti do appuntamento al prossimo anno. Ottimo, grazie a tutti. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito, ci rivediamo fra pochissimo, sempre qui in diretta su Milano News.